Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È Alessandro Porro, il presidente di SOS Mediterranei Italia. Ben trovato, Alessandro. Buongiorno a voi. Allora, l'Ocean Viking, che ha lasciato le acque italiane, che è dalle parti della Corsica e che arriverà a Tolone, me lo conferma, nel porto di Tolone. Tolone. Avete notizie? Cosa mi sa dire? Come stanno a bordo? Allora, ieri la situazione è stata molto tesa, è stata una situazione di emergenza con conflitti a bordo, un degrado psicologico notevole, e questa mattina le condizioni di 3 persone sono degradate al punto che abbiamo dovuto richiedere un'evacuazione medica urgente che si è effettuata con il supporto della Guardia Costiera francese, sbarcando 3 persone più un familiare in Corsica. Domani l'arrivo dovrebbe essere previsto in mattinata, per noi ovviamente è un sollievo per le persone che abbiamo a bordo, un sollievo per i colleghi che sono impegnati in questa storia. È un peccato. Alessandro, ricordiamo quante persone sono e da quanto tempo sono in mare? Sono 234 persone, fra cui 55 minori, 4 bambini, che sono sulla nostra nave da 19 giorni. Dopo 40 richieste di un porto di sbarco. 40 richieste di un porto di sbarco. Che stando alle regole del diritto internazionale della navigazione dovrebbe essere assegnato in un tempo ragionevole. Ora, qua siamo chiaramente al di fuori della ragionevolezza, se non altro perché abbiamo visto gli effetti sulle persone. Io sento parlare di politica internazionale, di relazioni con la Francia e con l'Europa, ed è tutto vero e tutto drammaticamente vero. Però in questo caso dobbiamo ricordarci che prima di tutto non sono migranti, ma sono persone, e le politiche che abbiamo visto affrontare sono politiche che sono sulla pelle delle persone. Ora, mi dispiace sentire le dichiarazioni francesi di una chiusura, perché vanno esattamente nella direzione contraria che noi invochiamo dal 2016, cioè quello di avere una soluzione europea. Ma una soluzione a cosa? A un problema che non è tanto la migrazione. Noi ci occupiamo di soccorso in mare, sono due fenomeni diversi che vengono confusi e mescolati, e su questo se ne può parlare quanto volete, ma ci sono delle regole precise che obbligano gli stati a fare il soccorso in mare. L'Italia lo fa vicino alle sue coste, lo fa in un'area, ma gli incidenti accadono anche altrove. Io passo metà della mia vita su queste navi a raccogliere e soccorrere le persone, e vi assicuro che gli incidenti sono reali, e quindi ci vuole un coordinamento da parte degli stati che noi richiediamo ai centri di coordinamento. Lei lo sa, Alessandro, che ovviamente diciamo invece tendenzialmente vi si accusa di essere quasi in combutta con gli scafisti, no? Che loro li caricano, poi fanno partire l'allarme, voi andate e ve li prendete. Questa è l'accusa che vi viene rivolta. Certo, lo sappiamo bene, periodicamente riescono queste notizie di ieri o di oggi, non mi ricordo più, sono giornate lunghe, un messaggio di una comunicazione di Frontex relativamente a questo, però non risponde alla realtà. È un fatto, siamo medici, siamo soccorritori, siamo mediatori culturali, siamo infermieri, siamo in mezzo al mare, siamo a fare quello che l'Europa dovrebbe fare. L'Europa tutta, non solo l'Italia, l'Europa tutta. Ecco, l'ultima cosa che le chiedo, Alessandro, è proprio questo, no? Cioè, ieri io ho aperto questa trasmissione con la notizia che non si capiva più se l'Ocean Viking veniva accolto o non accolta in Francia, e ha preso male a me, cioè ho pensato, quelle persone che sapevano di avere un porto sicuro, che finalmente arrivavano a terra, e invece di nuovo stanno lì che ballano e non sanno se arrivano e poi sbarcano oppure no. Mi racconta come l'avete vissuta voi? Vi assicuro che è stata una giornata molto complicata per tutti noi. Penso ai colleghi in mare che hanno a che fare fisicamente con la persona, ma anche con tutti quelli che a terra si occupano di logistica, di rapporti con la stampa, di rapporti con le istituzioni, di rapporti con i giornalisti, perché in effetti ci sono state delle dichiarazioni dei politici poi smentite, e continuavamo a ricevere domande da tanti vostri colleghi. Ma allora vi hanno dato la possibilità oppure no? Poi a un certo punto il sindaco di Marsiglia diceva: siamo orgogliosi di accoglierli tutti, li faremo sbarcare senza nessun tipo di selezione, e poi invece no, poi invece il governo non aveva dato l'autorizzazione al porto. Alessio? E la Francia...